Ciao ragazzi, oggi andiamo in un negozio dove potete acquistare la vostra prima tavola per iniziare, spendendo poco, ma ottenendo comunque buoni risultati. Chi abita a Milano forse avrà già capito dove siamo. Entriamo. Eccoci arrivati nel reparto skate e accessori. Qua trovate diversi tipi di tavole a seconda dell'uso che volete farne. Per esempio questo è un longboard. Oppure qua il cruiser, più piccolo. Un modello meno ingombrante di questo, quindi è leggermente più piccolo, lo troviamo qua. Per esempio questo, ve lo potete mettere anche tipo dietro lo zaino, se avete quello zaino con i lacci, per esempio questo. Vedete, potete metterlo nello zaino e portarlo a scuola, fare piccoli percorsi. E infine lo skate tradizionale. Eccolo qua. Questo è il longboard. Si utilizza per percorrere lunghe distanze, perché grazie a queste ruote grandi non avrete problema per andare su pavimenti non molto lisci o con piastrelle, eccetera. Il secondo modello di skate è questo cruiser. Anche con questo non avrete difficoltà a spostarvi su strade sconnesse ed è anche meno ingombrante e pesante del longboard. Il terzo ed ultimo modello è questo. Lo skate tradizionale. Con questo potete esercitarvi a fare trick, acrobazie, ma non è tanto adatto a fare lunghe distanze, perché con queste ruote piccole la vostra spinta durerà di meno e quindi vi stancherete più in fretta. Inoltre dovete cercare di andare su superfici lisce e pulite, perché anche con un piccolo sassolino vi si potrebbe bloccare la ruota e potreste cadere. Comunque per iniziare io vi consiglio questo se siete dei bambini o se siete proprio alle prime armi con lo skate. Se non vi piacciono queste grafiche, che in realtà non sono bellissime, negli altri Decathlon troverete, o comunque sul loro sito, grafiche un po' più belle come queste. Urala!